poi si chiama Gecco, a piccola si inerpica, fai quello che vuoi, e mica gli ha detto che era stronzo perché aveva usato le parole in sardo, gli ha detto che se lo voleva dire in italiano, però su Mr. Loring si appicola, è una immagine letteraria più bella del Gecco che eccetera eccetera. Allora, l'importanza del sardo. Io ho studiato il latino e sono straorgoglioso di aver studiato il latino. Guardate che l'italiano, lo sto dicendo a voi, l'italiano che sto parlando io è il latino di oggi ed è il sardo di ieri. Se io dico nascono cinque figli e in sardo dico nascinti cinque figli Gesù e in latino dico nascunt quinque figli, sto usando la stessa lingua. Semestene è latino, invita mi pinti è in paese mi vedono, in latino è in villa me vident e saprò più cosa. Allora, siccome siamo ad un festival letterario, aver tolto il latino dalle scuole è stata una di quelle coglionerie che soltanto l'Italia può fare, perché noi che siamo così legati alle radici della nostra terra, le radici sono anche quelle della lingua, e le radici della lingua sono quelle, latino, sardo e certo italiano, io sono orgoglioso di parlare anche l'italiano, però guai a toglierci. Finisco con un raccontino. Nella ghianda è una ciliegia, la ghianda è una ciliegia, come capite non è vero, perché la ghianda è una ghianda, non è una ciliegia, però se scrivo la ghianda è una ciliegia con l'accento, io sto raccontando una metafora e su